siamo con Andrea Pellizzari, un presentatore TV e radio che tutti conosciamo, perché Andrea questa sera interviene alla Social Media Week per presentare un progetto che gli è molto caro. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Dunque, si tratta di un progetto, mi sposo, no sto scherzando, in realtà si tratta di una cosa che ho fatto come Mr. Brown, che è il personaggio che da anni cerca di insegnare l'inglese con delle candid camera, è un personaggio che arriva dalle Iene. E ho realizzato una canzone, un CD con un videoclip e una canzone registrata da Haiti per raccogliere fondi per costruire una casa accoglienza per i bambini che sono rimasti soli a causa del terremoto che ha colpito Haiti più di un anno fa. Il progetto è molto divertente perché in realtà abbiamo ripreso una canzone tipica inglese che è London Bridge, l'abbiamo rifatta con... Cioè, vuoi cantare? Ma guarda che cioè, si spacca la telecamera e il microfono perché sono stonatissimo, però che fa "We can make a better world with a smile on your face". Stop. E questo pezzo in realtà sarebbe "London Bridge is falling down, falling down, falling down". Noi gli abbiamo cambiato il testo, l'abbiamo fatto cantare ai bambini dell'orfanotrofio di Kenskov, che è un orfanotrofio sulle montagne di Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Ed è un progetto che ho voluto fare in prima persona, cioè mi sono impegnato personalmente perché una volta nella vita ho detto bisogna mettere le mani nella terra, cioè darsi da fare un po' per, come dire, restituire quello che questo mondo mi ha dato, no? Perché con lo spettacolo ho avuto grandi soddisfazioni ed è giusto secondo me restituire un po' di quello che hai ricevuto, quindi era un modo per bilanciare le cose, no? Un po' anche mettere a posto la coscienza se vuoi, perché ogni tanto bisogna fare del bene. Siccome Mr. Brown è sempre stato un personaggio che ha fatto un sacco di scherzi a tutti, era giusto che rimediasse un po', la pagasse in qualche maniera, e quindi ho fatto questa cosa che è andata molto bene perché il CD ha venduto 55.000 copie, adesso tra un po' dovrebbero arrivare i conti e i soldi, quindi vi dirò quanto abbiamo guadagnato e esattamente cosa succederà di questi soldi, quindi andrò a far vedere la costruzione dell'orfanotrofio e tornerò ad Haiti e poi vediamo, insomma, magari nasceranno altri progetti. Allora Andrea, tu ci terrai informati naturalmente sugli sviluppi del tuo progetto, però ti voglio chiedere una cosa. Questa sera noi parliamo di social media e no profit, insomma come i social media possono aiutare i no profit. Tu che tipo di utente sei? Tu usi social media? Allora io sono un nerd di quelli veri, cioè che sta ore e ore al computer, sono Mac come utente, ho tutto quello che è Mac, cioè dal più piccolo al più grande, quindi ho tutta la serie. Perciò navigo in continuazione Facebook, MySpace, tutte queste cose qua che sono utilissime anche per comunicare ciò che fai, per essere in contatto con le persone che ti seguono. Ad esempio io ho una pagina Andrea Pellizzari fanpage su Facebook, ho 10.000 persone che mi seguono, ho una fanpage di Mr. Brown for Haiti, ho un sito di Mr. Brown for Haiti con tutti i contenuti e con tutte le cose che stiamo facendo. Quindi secondo me il modo di approcciare del sociale va in quella direzione, cioè internet ti permette di ottimizzare, sfruttare al massimo il tuo potenziale a zero lire, che è una cosa fantastica per il sociale, insomma, che grazie a internet io sono riuscito a promuovere il brano moltissimo, ovvio che ho usato la televisione, la radio, è stato un sostegno fondamentale, però internet sta diventando davvero il media più importante per un certo tipo di pubblico, quindi io navigo e ci sono, mi piace esserci, apprendo un sacco di cose da internet perché comunque i contenuti arrivano da lì, io porto contenuti a internet, quindi è uno scambio importante. Grazie Andrea Pellizzari per il tuo contributo. Bye bye, see you soon.